Frane, smottamenti e strade allagate, la Valdichiana Aretina e anche quella senese in queste ore flagellata dal maltempo. C'era l'asfalta, qui c'era l'asfalta. 4 persone sono state anche soccorse dai vigili del fuoco dopo essere rimaste intrappolate con la propria auto nei sottopassi invasi dall'acqua a Terontola nel comune di Cortona. Ed è proprio il cortonese ad aver subito i danni più importanti qui. Siamo in località Il Vallone. È una bomba d'acqua. 10 in un quarto d'ora ha fatto questo lavoro. Era chiusa la serranda, però col flusso dell'acqua continuo che è venuto giù, anche se ora è un po' calata, ha sradicato anche la serranda, l'ha buttata dentro. Qual è la situazione nel cortonese? Allora, al momento ha smesso di piovere, quindi è migliorata, è estremamente migliorata. Abbiamo avuto delle strade chiuse, delle piccole frane, ma ribadisco tutto, quasi tutto su viabilità provinciale e non comunale. I fossi ovviamente sono abbastanza pieni e non recepiscono il defluire dell'acqua, però ci sono tante squadre, tanti volontari della VAB, è venuta la VAB di Castiglion Fiorentino, gli operai, i nostri operai comunali, siamo tutti al lavoro. Purtroppo questo maltempo non ci lascia tregua, i fiumi sono tutti al colmo perché ha piovuto ininterrottamente, temporali forti da più di una settimana e quindi questa è la situazione ad oggi. Stiamo cercando con tutti i mezzi, con l'aiuto di tutti, VAB, Vigili del Fuoco e ovviamente gli operai comunali, di tamponare tutte le situazioni. Anche la notte trascorsa è stata molto difficile a causa della pioggia che si è abbattuta sul territorio aretino ed in particolare a Monte Sansavino, dove si sono registrati cumuli di acqua fino a 90 mm. Disagi anche in Valdarno, in particolare a Montevarchi, dove è rimasto allagato il sottopasso della stazione ferroviaria. Danni ingenti anche al settore agricolo, sempre nel cortonese per lo straripamento del torrente Mucchia.